Ciao a tutti, sono Veronica Xanax e oggi vi parlerò di libri, o meglio gli ultimi libri letti. Ovviamente questa è una chiacchierata, io non sono un'esperta di libri, sul cinema faccio la signorina, ma quando si parla di libri non ne so, insomma ho delle lacune, quindi se voi ne sapete qualcosa più di me mi farebbe un sacco piacere conoscere qualcosa di più. Allora, iniziamo con i libri letti di recente. La ragazza del treno di Paula Hawkins. Ho fatto una recensione del film che vi lascerò qui sotto, che si concentra proprio sulle figure femminili, come vengono rappresentate, e molti discorsi secondo me sono adatti anche al libro, non tutti. La ragazza del treno, sinceramente, se io non avessi visto il film, molto probabilmente l'avrei di gran lunga sottovalutato come il classico libro destinato ad un pubblico femminile, che molto spesso ha quel thriller un po' di visto stravisto, che legge le prime 50 pagine già capisci come va a finire tutto, ha molto spesso uno stile non troppo particolare, insomma qualcosa che a me non piace. Capisco che a molti di voi possa piacere, però a me non è il mio tipo di libro, che mi piace un sacco. In inglese, sinceramente, questo libro online costa tipo 6 euro, una sciocchezza. Io l'ho pagato 10 euro nel negozio fisico, però a livello di inglese secondo me è molto normale, insomma non ci sono parole particolarmente sconvolgenti, non ci sono dei termini difficili sinceramente, quindi io vi consiglierei di tentare. Se avete una conoscenza della lingua medio buona, insomma, se avete visto il film sarà molto più semplice secondo me capire praticamente tutto, anche se qualche parola magari ogni tanto dite Se non sapete di che cosa parla la ragazza del treno, parla di Rachel e di altre due figure femminili, quella di Megan e quella di Anna. Rachel è una donna alcolista che ogni volta prende questo treno e guarda dal finestrino, guarda due case principalmente, quella in cui c'è una donna che non conosce, giovanissima, che lei chiama Megan, e quella di Anna, che in realtà vive in quella che era la sua casa. Poi si scopriranno diverse cose, insomma il tutto è molto complesso. Ci sono delle differenze tra il libro e il film, però secondo me sono veramente minime. La prima è l'ambientazione. Il libro è ambientato in Gran Bretagna, quindi su Londra, è un posto diciamo periferico dove vive la protagonista, mentre il film è New York. Secondo me questo cambiamento non è particolarmente fondamentale, insomma, non credo. La cosa fondamentale credo sia confrontare la metropoli con il piccolo centro dimenticato dove succedono quelle cose, insomma roba così. Le differenze sinceramente che ci sono all'interno del libro sono praticamente pochissime. Io non sono una di quelle che dice ah, le differenze sono importanti, oppure se il film cambia qualcosa rispetto al libro a prescindere è peggiore perché oh mio Dio non doveva cambiarlo. Non sono neppure quel tipo di persona che dice ah, il libro è meglio del film. Sinceramente no, credo che magari ci possiamo affezionare di più se abbiamo letto prima il libro, perché ci immaginiamo qualcosa e quindi quello che è nella nostra mente è tipo come qualcosa che tu conosci da più tempo, un vecchio amico, poi lo vedi al cinema e quindi quello là non è un vecchio amico, è una nuova conoscenza, quindi per quello lo guardi un po' con sospetto. Il libro mi è piaciuto molto perché secondo me mantiene sia un po' l'aspetto thriller del film, quindi oh mio Dio non sa che cosa c'è, ma sia anche dei punti fondamentali, tutto il concetto della femminilità che rimane secondo me invariato, tutta la violenza maschile come opprime molto spesso all'interno del rapporto in maniera anche meno esplicita rispetto al pugno, cazzotto, violenza esplicita, una violenza psicologica, una violenza che mette pressione, una violenza che a volte può essere anche semplicemente ignorare quanto qualcosa sia importante o quanto possa far ferire qualcuno. Uno dei cambiamenti fondamentali riguarda proprio il rapporto con Rachel e l'ex marito, che secondo me nel film è qualcosa di più esplicito, questo cambiamento di lettura, ecco, non lo dico in maniera per non fare spoiler a nessuno, però nel libro è un po' meno esplicito e insomma Rachel capirà da sola questa cosa. E a me sinceramente è piaciuto molto la figura di Anna, soprattutto nel libro rimarca molto sopra una cosa che nel film secondo me non rimarca abbastanza. Questa la rende molto interessante, ovvero il problema di Anna, la cosa che la ferisce veramente sul finale del film è l'essere paragonata a Rachel, essere addirittura sullo stesso piano di Rachel, una donna che insomma ritiene la cosa peggiore che c'è al mondo, la cosa più bassa che c'è al mondo. Questo la ferisce più di quanto quello che accadrà nel film, e questa cosa mi ha veramente molto colpito. Ci sono tre femminilità totalmente diverse, ma c'è anche un altro tipo di femminilità che è l'amica per esempio di Rachel, e mi piace molto sinceramente che dei libri vadano a rappresentare diversi tipi di femminilità e li leggano anche in maniera differente, insomma a uno stesso approccio, un stesso tema, quello della maternità, le tre donne reagiranno in maniera molto differente sia per come sono sia anche per il periodo della
della loro vita. E questa cosa è molto importante, perché non esserci personaggi negativi o positivi, che quindi cose negative collegate a un personaggio, cose positive legate a un altro, secondo me sono molto più interessanti. Una delle cose che mi ha colpito di più del libro, sinceramente, è proprio questo rapporto tra femminilità e mascolinità, che è molto complesso e quindi molto spesso anche tossico. I rapporti sono qualcosa di difficile. Il personaggio dello psicologo rimane secondo me molto interessante e anche abbastanza identico rispetto al film. Sinceramente non condivido con quelli che hanno detto che l'hanno trovato banale. Secondo me non è un libro banale, però boh, cioè non so. Ditemi nel caso perché l'avete trovato banale. Una cosa che non c'entra niente: ho letto questo libro mentre ero sul treno, mentre facevo andata e ritorno nel Frecciarossa, e non lo so, mi è piaciuto molto. Mi ha molto colpito, è molto tranquillo secondo me da leggere per l'inglese e tutto, però insomma vi ho parlato diverse volte dei libri in inglese. Il secondo libro che ho letto l'avevo iniziato a leggere tanti tanti anni fa, poi alla fine l'avevo accantonato e l'avevo totalmente dimenticato in un posto della casa, poi sistemandolo l'ho ritrovato e ho detto oh mio Dio, leggiamolo. E sto parlando di questo, ovvero David Foster Wallace. David Foster Wallace a me piace molto perché, come sapete, ho una passione per la postmodernità e David Foster Wallace mi piace davvero tanto. Ho letto diversi suoi libri, La ragazza dei capelli strani è stato il mio primo libro letto di David Foster Wallace, però il mio preferito rimane Questa è l'acqua, un discorso molto interessante, un libro davvero bello sulla depressione. Breve intervista a Uomini schifosi è un po' particolare, ci sono dei racconti e ci sono anche delle breve interviste a questi uomini. La cosa che mi dispiace un sacco di questo libro, lo sapete che cos'è? Che io non ho le armi adatte, insomma, per potervene parlare, per poterla analizzare io stessa. Proprio per questo secondo me a volte i video fatti da qualcuno che non è esperto in materia possono avere davvero delle cose in meno, perché io di base non ho queste conoscenze. Non posso dirvi perché lo stile di David Foster Wallace è davvero innovativo, io lo trovo innovativo, però non vi saprei dire perché, qual è il passo avanti che ha fatto fare alla letteratura statunitense. E questo è proprio il brutto, una mancanza che io ho in quanto non sono un'esperta di letteratura. Io vi posso dire però cosa ho trovato interessante, cosa secondo me vogliono dire queste cose, però ovviamente essendo profana non prendete tutto ciò come oro colato e legge. Lo stile di David Foster Wallace è molto interessante. Una delle cose fondamentali, come dice nella prefazione Fernanda Pivano ma anche Zadie Smith, è proprio nella descrizione. Lui si concentra molto nel descrivere le cose, però non tipo i romanzi fantasy tipo Tolkien, che ci sono tre pagine su come è una foglia all'interno di un cancello. Qualcosa di molto differente, il suo tipo di descrizioni sono qualcosa che vanno un po' sulla cultura pop, ma anche sul modo spicciolo della cultura pop, quindi anche per descrivere delle cose tragiche o delle cose molto alte, auliche, ricorre sempre a questo immaginario, e questo lo rende dissacrante, insomma, in un certo senso. Inoltre è molto sul filo del rasoio, almeno secondo me, perché molto spesso nel suo stile ripete in maniera forsennata questo soggetto che c'è all'interno di un racconto, tipo ripete e rimarca molte volte a chi è riferito quel pronome, ripetendo effettivamente il soggetto, proprio come per sottolineare un'identità che forse, non lo so, visto che nella postmodernità molto spesso si perde questa identità ma allo stesso tempo la si riafferma, potrebbe essere legato a questo, non lo so, sto ipotizzando. Come vi ho detto, ci sono dei racconti brevi e una delle cose interessanti anche è l'utilizzo delle note. Le note non sono semplicemente delle note impersonali, prive di stile autoriale, perché molto spesso c'è lo stile autoriale, poi ci sono le note sotto, che molto spesso sono un po' fredde, insomma, da punti tipici di, non lo so, di chi è amante di qualcosa, no? Per approfondire, però più come se fosse un'enciclopedia, ecco. Qui invece rimane lo stile dell'autore, utilizzato sotto un altro tipo di aspetto, un altro ruolo, diciamo così. C'è un racconto che mi ha molto colpito, che dovrebbe essere questo Mondo Adulto. C'è una parte di Mondo Adulto e poi c'è una seconda parte, e come vedete mette letteralmente al nudo la costruzione di questo racconto, e nonostante sia quasi tutto abbastanza artificioso, insomma, allo stesso tempo tenta di mettersi a nudo. E la cosa mi ha colpito molto perché David Foster Wallace è un autore che è uno dei pochi che in vita è stato fortemente acclamato e incensato, insomma, di questo talento fantastico e meraviglioso, ma allo stesso tempo, almeno secondo me, il suo stile di scrittura sembra molto nell'insicurezza, nella voglia di riaffermarsi e riconfermarsi, ma allo stesso tempo di non essere particolarmente sicuro di quello che stesse facendo, non lo so, un'insicurezza generale, però come vi ho detto
mia opinione, che potrebbe essere anche fallace perché non ho i mezzi per poter analizzare questo tipo di testi. Una cosa che mi ha molto colpito è che la maggior parte di questa intervista a questi uomini schifosi sono state fatte da una donna, da un'interlocutrice che non parlerà mai. David Foster Wallace ha detto che lei era il personaggio più importante del libro, e infatti è molto interessante perché non è semplicemente qualcuno che interagisce, di cui non leggiamo le domande, a volte non le riusciamo neppure troppo a capire in maniera chiara. In una storia, soprattutto del tizio, quello che la farà trasferire, eccetera, eccetera, è proprio coinvolta materialmente in una di queste storie, sembra effettivamente coinvolta, non come distaccata, ma proprio come se fosse nel mezzo, all'interno di queste storie. Gli uomini di questa intervista non sono i semplici uomini che vi immaginate, tipo, non lo so, il tizio che stupra, il tizio che tocca il culo, stupra tizia ubriaca, roba del genere. Sono qualcosa di più viscido, qualcosa di più quasi accettabile. Molto spesso si parla della genitorialità. C'è un uomo che usa una malformazione per far sì che le donne poi non si possano più tirare indietro dal fare sesso con lui proprio perché ha questa malformazione, facendo leva su qualcosa che non si può dire a livello sociale. Un altro parla proprio della difficoltà di non poter dire qualcosa a livello sociale, di non poter comunicare bene, come per esempio l'uomo che in realtà odia suo figlio e odia la moglie che ormai è diventata la madre e non più sua moglie. Oppure un mondo adulto che si basa proprio sul non dire, e quindi il non dire fa creare tutte delle aspettative ma anche dei castelli di carta sulle persone che possono essere giuste così come sbagliate, delle letture che possono portarti alla rovina di un rapporto, di te stesso, che sembra quasi un'impossibilità nel poter vedere l'amore come qualcosa di positivo, soprattutto come viene descritto in mondo adulto. Però ho trovato interessante la scelta di questi tipi di uomini, della loro schifosità. Ce n'è uno che per esempio parla di come per lui il vero uomo sbagliato, insomma, sia quello che gode nel fatto di vedere l'eccitazione nella donna, e quindi non semplicemente nel fatto che sia egoista, insomma, sotto questo aspetto, e quindi faccia qualcosa di positivo, però in realtà lo faccia sempre per lo stesso identico fine. C'è un altro molto interessante, soprattutto sul finale, in cui si parla dello stupro. Ce n'è uno, proprio l'ultimissima, che parla di uno stupro ed è folle, insomma, come le descrive, ma c'è un altro ancora che parla di stupro e parla di come in realtà sia un dono, ritorna molto questo concetto del dono, un dono della vittima che fino a lì può capire di provare qualcosa che in realtà prima, senza quell'evento, non avrebbe mai potuto provare. E questi tipi di personaggi che parlano all'interno di queste interviste sono dei personaggi deviati in maniera non stereotipata, non che sei abituato a vederlo, ma qualcosa che è sotto, insomma, la patina di tutto, ok? Qualcosa che all'apparenza sembra comune, ma in realtà non è così. E soprattutto sono molto spesso persone che non fanno qualcosa di plateale, che quindi non sono distinguibili dalla società, oppure ancora utilizzano proprio queste cose tacite che la società utilizza per avere i propri scopi, almeno per questo ho pensato. Mi dispiace molto non avere veramente i mezzi per poter approfondire lo stile di David Foster Wallace, che sicuramente sarà molto più interessante rispetto a quello che ho detto io, però purtroppo questo è proprio il limite di quando si parla di qualcosa, però non si hanno i mezzi. Queste sono le sensazioni che mi ha dato leggere questo libro, quindi i miei video sui libri sono sempre una chiacchierata, non prendete questa cosa come una cosa professionale, perché no. Se avessi avuto degli strumenti effettivi per poterne parlare, il discorso sarebbe stato più interessante. Se voi avete studiato, approfondito David Foster Wallace, il suo stile, scrivetemelo pure, perché insomma mi piacerebbe imparare qualcosa di più. A me il suo stile piace molto, però mi piace molto, boh, a livello di gusti, quello che, come vi ho detto, ho potuto carpire, ipotizzo, però niente di più. Queste erano le mie letture recenti, sono molto indietro nel montare i video. Voi fatemi sapere che cosa ne pensate, cosa vi è piaciuto, cosa avete letto di recente, insomma, fatemi sapere. Se avete letto questi libri, se avete mai letto nulla dell'autore, ditemi che cosa state leggendo, se vi sta piacendo, cosa avete letto di recente che vi ha convinto, non vi ha convinto, scrivetemelo pure. Grazie mille ancora per aver visto questo video, fatemi sapere che cosa ne pensate. Se pensate di supportare me e il mio canale, potete farlo iscrivendovi al mio canale, mettendo un like o anche commentando, scrivendomi quello che ne pensate. Grazie mille ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!